Bentrovati con l'informazione di Cilento Channel. In apertura l'attesa sospensione da parte del TAR di Napoli del provvedimento di chiusura dell'ospedale civile di Agropoli disposto dall'ASL di Salerno per lo scorso 2 aprile. La struttura per ora resterà operativa in attesa della sentenza definitiva il 19 giugno. Il servizio è a seguire le interviste al sindaco di Agropoli Franco Alfieri e all'avvocato Giovanni Basile. Rimandata al prossimo 19 giugno, la sentenza del TAR sulla richiesta di sospensione del provvedimento di chiusura dell'ospedale civile di Agropoli disposto dall'ASL di Salerno. A causare il rinvio la mancata documentazione da parte dell'ASL. Per ora il presidente del TAR di Napoli, con decreto cautelare, ha disposto la sospensione del provvedimento del direttore generale dell'ASL di Salerno, Antonio Squillante, che di fatto decretava la chiusura dell'ospedale civile di Agropoli già dal 2 aprile scorso. È stata dunque accolta la richiesta del comune di Agropoli di sospendere l'efficacia del provvedimento, in attesa della sospensione che lo stesso tribunale amministrativo dovrà adottare il prossimo 19 giugno. E fino a tale data la struttura ospedaliera agropolese continuerà regolarmente ad essere operativa. Bisogna assolutamente continuare senza abbassare la guardia, perché questo è un provvedimento ovviamente che è molto favorevole, nel senso che se si immagina che il 2 di aprile doveva essere già chiuso l'ospedale, quindi una boccata di ossigeno, però bisogna lavorare sin da oggi, domani, affinché anche la regione che è deputata a modificare il decreto 49 si ponga il problema di una norma che è ingiusta, che penalizza il Salernitano, penalizza Agropoli, questo territorio. Quindi da domani contatterò i consiglieri regionali affinché formano una richiesta di convocazione del Consiglio regionale per mettere mano al decreto di Caldoro e rielaborare una proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera. I cittadini chiedono di mantenere alto il livello di attenzione, di starci vicini, perché la questione giudiziaria, insomma, va avanti, ma i tribunali non risolvono i problemi li risolve la politica, checché se ne dica, e quindi la politica deve svolgere il suo ruolo, deve tener conto degli interessi dei territori e soprattutto di non fare e dare privilegi di alcuni territori a danno degli altri. Io non credo che la politica salernitana possa, insomma, sopportare perennemente questi colpi bassi, queste ingiustizie, questi atti scellerati che premiano alcune province, a volte premiano sprechi, invece poi fanno assolutamente sparire così in pochi giorni la risposta sanitaria, quindi un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione. È stata una vittoria di Pirro perché c'è una sospensione fino al 19 giugno. A noi risulta che mancava un progetto alternativo, cioè si chiude una struttura come Agropoli, però non era stato previsto un potenziamento di altre strutture. Qualora l'ASL mette questa progettazione all'interno del fascicolo, probabilmente il 19 la sospensiva verrà non concessa, quindi verrà respinta. Quindi l'allerta è altissima. Noi da adesso attiveremo un sacco di canali per cercare di portare un discorso politico, perché l'ospedale deve salvare la politica. Se verrà chiuso l'ospedale è colpa della politica, se verrà salvato l'ospedale è merito della politica. A noi il giudizio al TAR in questa sede non interessa più. Cioè noi il 19 dobbiamo avere un percorso di modifica della legge regionale. E rimaniamo sull'ospedale civile di Agropoli, bloccati anche i licenziamenti dei 3 addetti al servizio mensa dell'ospedale. Il servizio di Raffaella Giaccio. Bloccati i 3 licenziamenti degli addetti al servizio ristorazione dell'ospedale di Agropoli. La situazione, che avrebbe visto licenziati per giustificato motivo oggettivo, come prevede la legge Fornero, tutti gli addetti della mensa del presidio ospedaliero cilentano, è cambiata dopo una lunga concertazione. Nel dettaglio, l'accordo firmato in prefettura prevede che i 3 addetti, in vista della riconversione, potranno accedere alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in deroga per crisi congiunturale, in attesa di nuovi sviluppi sul futuro dell'ospedale di Agropoli. Soddisfatti i sindacati, è un risultato storico. In questo momento delicato non perdere 3 posti di lavoro è importantissimo. Si tratta di un'operazione importante, arrivata dopo un costruttivo confronto tra le parti. Nuove indagini sulla tragedia della Grotta del Sangue di Palinuro, in cui la scorsa estate trovarono la morte 4 sub. Il legale della famiglia delle vittime chiede di potersi immergere per fare chiarezza sulle cause di questa tragedia.
I dettagli nel servizio. A distanza di quasi un anno dalla tragedia nella Grotta del Sangue a Palinuro, dove persero la vita 4 sommozzatori, il sub legale della famiglia delle vittime, l'avvocato Benedetta Sirignano, ha chiesto di potersi immergere nella grotta per far chiarezza sulla dinamica dei fatti. L'accesso alla grotta è interdetto da mesi dalla Procura della Repubblica a causa della sua pericolosità, ma i legali delle vittime vogliono vederci chiaro. Chiederanno infatti l'autorizzazione ad immergersi nella grotta per portare alla luce i motivi per i quali i 4 sommozzatori non sono più riusciti a trovare l'uscita il 30 giugno scorso. La consulenza tecnica, qualora autorizzata, sarà capeggiata dal legale stesso delle vittime, l'avvocato Benedetta Sirignano, che si immergerà ed indicherà durante l'immersione ai consulenti quale parti della grotta riprendere in particolare per acquisirne i dati della morfologia. Finora sono 4 gli indagati, della Pesciolino Sub e della Big Blue School, ma le responsabilità e i fatti in causa sono ancora nebulosi. Gli ultimi movimenti di Susi Cavaccini, Andrea Pedroni, Douglas Rizzo e Panayotis Telios saranno ricostruiti intanto in una rappresentazione filmata, lo ha richiesto la stessa procura di Vallo della Lucania, per assemblare i tasselli del giallo dell'estate scorsa. Finalmente gli ecomostri che deturpano la costa di Acciaroli saranno abbattuti entro l'inizio della stagione estiva. Il servizio di Gianni Petrizzo. L'assessore all'urbanistica del comune di Montecorice, Rinaldo Maffia, ha annunciato che gli ecomostri delle Ripe Rosse saranno abbattuti presto e sarà proprio il costruttore di quelle 4 opere che tanto hanno fatto parlare negli ultimi anni a farsi carico dell'abbattimento delle stesse. I mostri di cemento che deturpano il paesaggio mozzafiato della costa di Acciaroli saranno abbattuti entro la prossima estate. Mancano solo gli ultimi passaggi burocratici. Il Ministero dell'Ambiente ha già stanziato fondi per un totale di 270.000 euro in favore del parco per procedere all'abbattimento. Dopo l'abbattimento, l'amministrazione comunale è intenzionata a ripopolare la zona con dei pini d'Aleppo. Confermato per domani lo sciopero di 8 ore di Ferrovie dello Stato. Dalle ore 9 alle ore 17 tutto il personale di Trenitalia aderirà allo sciopero di protesta per la mancata soluzione dei problemi posti all'azienda in materia di occupazione. E ritorniamo su Agropoli, visita gratuita presso la Clinica Malzoni in occasione del Mese della Salute delle Ossa. Il servizio di Raffaella Giaccio. L'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna dedica il mese di aprile alla salute delle ossa delle donne italiane, coinvolgendo tutti gli ospedali del network Bollini Rosa. La Clinica Malzoni di Agropoli aderisce all'iniziativa che mira a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e dell'adozione di stili di vita corretti. Centro di eccellenza a livello nazionale nel campo dell'ortopedia, la struttura campana apre le porte a visite gratuite mettendo a disposizione dei pazienti interessati il proprio staff di esperti. Il personale specializzato del reparto di ortopedia della struttura di Agropoli sarà a completa disposizione delle donne interessate per 2 giornate interamente dedicate alla prevenzione. Porte aperte quindi per visite ortopediche gratuite nei giorni 11 e 18 aprile, dalle ore 9 alle ore 17. Nel pacchetto di visite potrà essere inclusa anche un'analisi specifica con ultrasonografia. Per accedere al consulto gratuito basterà telefonare al numero 0974 85 32 80 Centro Unico Prenotazioni e prenotare la propria visita. Continuano i furti nel Cilento. Ieri sera a Casalvilino una coppia è stata massacrata e derubata in casa. Il servizio. Una coppia di Casalvelino è stata vittima di una triste vicenda di rapina e aggressione. I ladri ieri sera intorno alle 21.30 sono entrati all'interno dell'abitazione dalla finestra del bagno ed hanno picchiato selvaggiamente i 2 coniugi rubando oro e oggetti preziosi. Infine sono scappati e nella colluttazione uno dei 2 ladri è rimasto ferito. Gli inquirenti hanno infatti trovato tracce di sangue sul pavimento che non apparterrebbero alla coppia. Non si esclude l'ipotesi che i ladri possano essere cilentani, considerato l'accento ascoltato attentamente dalle vittime. Il fatto certo è che queste persone agiscono dopo giorni di appostamenti, arrivano a conoscere perfettamente le abitudini delle vittime e poi li colpiscono. Il primo cittadino di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, ha dichiarato: «Non vogliamo creare un allarme sociale, ma dopo il secondo drammatico episodio di rapina a mano armata, abbiamo deciso di istituire un servizio notturno di vigilanza per controllare meglio il territorio».
Già la settimana scorsa a Vallo Scalo un'altra rapina ai danni dell'ottantenne Orazio Sicignano e sempre ieri sera un altro furto a Capaccio in via Cupone. Mentre l'uomo lavorava all'officina, i ladri gli hanno svaligiato casa portando via oro e contanti. Ed ora un breve spazio pubblicitario. Nello straordinario paesaggio di Ceraso, nel Cilento, a 5 minuti dalla spiaggia di Ascea e Casalvelino Marina, è in fase di ultimazione un parco caratteristico e moderno. Potete scegliere tra villette e appartamenti, con terrazzo, giardino, autorimessa e ampio parcheggio esterno. La struttura è situata tra il Lago Petrosa e il campo da golf. I prezzi sono veramente vantaggiosi. Chiamate i numeri 0974 61077 340 96 35 826. Cilento Channel e 70 Nights by Fabio Bacco e Ori G presentano Video Ricordi, per rivivere insieme i nostri e i vostri video ricordi musicali. Le emozioni, le storie, le avventure, gli aneddoti, i ricordi, raccontati direttamente da voi sul channel della New Generation. Video ricordi, quando la tua musica si vede. Un'esclusiva Cilento Channel. Bentornati con l'informazione di Cilento Channel. Si è tenuta ieri mattina presso l'ITC di Agropoli un incontro dei funzionari di Banca Italia di Salerno con gli studenti delle classi quinte. Nel prossimo servizio l'intervista con il preside dell'ITC, Michele Nigro. Rientra in un progetto annuale durante il quale gli alunni svolgono attività formative, di stage formative. Oltre allo stage formativo già avuto con la BCC dei comuni cilentani, dell'Ufficio delle Entrate, del Centro per l'Impiego, del Tribunale di Valle della Lucania, diciamo, abbiamo per la prima volta nella storia, perché prima non si faceva, la Banca d'Italia non era disponibile, quest'anno per la prima volta è stata disponibile ad incontrare gli studenti delle scuole superiori, quindi gli studenti delle quarte classe della Ragioneria di Agropoli. Perché la ragioneria? Perché in realtà il tema si svolge soprattutto sul valore della moneta, dal baratto, da quando, dai primi secoli dove esisteva la moneta che era basata sul baratto, oggi invece la moneta è l'euro, è il dollaro, cioè ogni Stato, ogni nazione. E questo è un fatto molto importante perché i ragazzi capiscono la nascita della moneta e anche la fine della moneta. E ci spostiamo a Montesano sulla Marcellana. Il Consiglio di Stato non ha accolto il ricorso del Comune contro la stazione elettrica. Il sindaco chiede dunque la mobilitazione permanente di tutti i cittadini a difesa del proprio territorio e della propria salute. Il servizio. Il Consiglio di Stato non ha accolto il ricorso contro la stazione elettrica Terna proposto da Comune, Soprintendenza e Comitato Cittadino. A darne notizia amareggiato è il sindaco Donato Fiore Volentini, che dichiara: «Ho ricevuto la notizia che non abbiamo avuto l'esito in sede amministrativa e sinceramente non ce ne capacitiamo, visto la bontà delle nostre tesi. Pare che il Consiglio di Stato si sia limitato esclusivamente a fare fatte proprie le motivazioni della sentenza del TAR Lazio. A questo punto chiedo la mobilitazione
un'azione permanente di tutti i cittadini a difesa del proprio territorio, dei propri diritti e a tutela della salute, conclude il sindaco. Noi continueremo a batterci in prima linea contro questo mostro e, nonostante la notizia tanto nefasta quanto sbagliata, non molleremo di un passo nei confronti del colosso Terna. Confidiamo che la magistratura penale ora intervenga a dare giustizia a un popolo che fino ad oggi di giustizia non ne ha ricevuta alcuna. Con una lettera a denuncia, il sindaco di Vallo della Lucania, Antonio Aloia, ha sollecitato la convocazione urgente di un tavolo di concertazione tra Regione, Provincia e Comuni del Cilento per trovare rapide soluzioni sulle condizioni di disagio e pericolo che le popolazioni cilentane vivono quotidianamente a causa della rete viaria obsoleta e oggetto di solo sporadici interventi di manutenzione. E torniamo a parlare anche di rifiuti. Equitalia ha emesso un pignoramento nei confronti della Iele S.p.A. per l'importo di circa 530.000 euro da versare nei prossimi 60 giorni. Il servizio di Gianni Petrizzo. La pressa presente nel consorzio smaltimento rifiuti Salerno 4, utilizzata per compattare l'immondizia, non riesce a funzionare. Pagata la bolletta di 2.700 euro all'Enel, ora è stato saldato pure il conto di circa 3.000 euro relativo al materiale ferroso da utilizzare per imballare i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Di conseguenza resta incompleto il passaggio fondamentale per portare a termine il ciclo virtuoso dei rifiuti, tanto che all'interno dell'impianto, alle porte della stazione ferroviaria di Vallo Scalo, numerosi generi di rifiuti rimangono accatastati. Come denunciato dagli operai, da diversi giorni il macchinario è fermo e non solo per mancanza di elettricità e di materie prime per riattivarlo, ma soprattutto perché è presente un guasto che ancora nessuno è venuto a riparare. La società Iele però non starebbe passando un periodo d'oro, visto che Equitalia Sud nei giorni scorsi ha emesso nei confronti della stessa un atto di pignoramento verso terzi per l'importo di circa 527.000 euro, oltre interessi di mora. Così la società di riscossione delle imposte ha inviato una nota ai vari comuni che si avvalgono della Iele S.p.A. per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti, nella quale si ordina agli enti comunali di erogare le somme maturate direttamente ad Equitalia Sud S.p.A. entro 60 giorni dal ricevimento della nota salvo autorizzazione del debitore al pagamento delle somme prima di detto termine. Una brutta botta per le speranze dei lavoratori che, oltre ai 7 mesi arretrati che vantano nei confronti dell'ente consortile, ora vedono allontanarsi sempre di più la possibilità di ricevere i 3 stipendi già maturati nei confronti della Iele S.p.A. per l'anno in corso. Presunto caso di adescamento a Vallo della Lucania. I RIS indagano per ricostruire i fatti. Il servizio di Raffaella Giaccio. Martedì scorso si è tenuta l'udienza presso il Tribunale di Salerno sul presunto caso di adescamento minorile che vede indagato un uomo quarantenne di Vallo della Lucania. Disposto il sequestro del PC dell'uomo accusato di intrattenere conversazioni spinte con una minorenne tramite la chat di Facebook. I RIS stanno ora effettuando una perizia sul PC per riscontrare le conversazioni dell'uomo. Sono in arrivo i risarcimenti per l'alluvione che nel 2005 ha colpito la città di Agropoli. Nel prossimo servizio di Raffaella Giaccio i nomi di tutti i risarciti. Sono già disponibili e saranno liquidati a breve i contributi in favore delle imprese industriali, artigiane e commerciali che subirono danni durante l'alluvione del 21 e 22 ottobre 2005 ad Agropoli. L'assessore al bilancio, si legge nella nota, ha comunicato l'accredito presso la tesoreria dell'ente della somma di circa 721.000 euro, finalizzata al saldo del beneficio spettante alle imprese che hanno subito danni. Sono 39 le imprese che beneficeranno dei contributi erogati dalla Regione. I destinatari sono Agenzia Automobilistica Quadrifoglio, Agostinelli Maria Elena, Agrotecnica Polito, Auto Poseidon, Centro Auto di Abate Mario e Co., Chirico Franco, Cianciulli Ubaldo, Clima Center, Cofran Sass, Com & Co., Consalvo Gennaro, Coppola Biagio, Del Core Teresa, Della Pepa Giuseppe, Euro 2002 Arredamenti, Euro Impianti, Figliola Giacomo, Fragano Angela, Fragano Costabile, Grimaldi Roberto, Indali Sud, L'Angolo Verde, Liata, Libreria Palladino, Mangoni Arduino, Mazza Angelo, Meditech Service, Mottola Silvana, Multilabor, Nappo Guglielmo, Industria Grafica Campana, 4M, Quintessenza, Ristorante Il Ceppo, Rollerball, Salone Michele, Sporting,
Tagliaferri Angela ed infine la Tecnocalor. E questa era l'ultima notizia di oggi. Grazie per averci seguito e vi lascio in compagnia dei programmi di Cilento Channel.